Desiderare il sestiere di Porta Rufilla, e quindi possiamo già chiamare il sestiere di Sant'Emidio con gli sbandieratori Enrico Angelini Marinucci, Valerio Virgulti, Valerio Paci, Francesco Tarlo, Cristiano Costantini, Federico Galanti, Alessio Guidotti, Nicolò De Angelis, Leonardo Piccinini, Edoardo Narducci, Vincenzo Santamaria e Gian Luigi Piselli. Invitiamo il giudice Burza a raggiungere il tavolo della giuria, grazie. Thank you.
squadra è Musicil, si siede in Sante Emilio con i Camduini, Alessandro Volponi, Mattia Volponi, Mauro Travaglini, Alessandro Travaglini, Alessio Di Buon, Matteo Caringola, Lorenzo Sturio, Michel Calcagni, Ilaria Scappantonio, Alessandro Scipi, Luca Raducci, Alessandro Cicollini, Roberta Pompei, Alex Calcagni e Alessandro Cecchini, mentre le chiarine Sirio De Carolis, Valentina Spurio, Elisa Angelini Marinucci, Chiara Mattucci, Alessandra Barbieri e Mauro Carpagna. Quinta posizione per la grande squadra di Sante Emilio, la scorsa edizione con 11.049 punti. Nella sua storia un primo posto di specialità nel lontanissimo 93 per i colori rossoverdi, mentre per i musici quinta posizione l'anno scorso 7.042 punti. Ecco l'ingresso nella zona pre-gara del sestiere bianco-rosso nella Piazza Nuova con la grande squadra formata dagli sbandieratori Andrea Frollo, Alfredo Bartoli, Marco Pezza, Valerio Spinozzi, Massimiliano Barbizzi, Alessandro Trivelli, Claudio Agostini, Simone Galier, Lorenzo Bartoli, Fabio Cerani, Mario Canaglioni e Alessandro Berardini. Thank you.
marchio del numero della grande squadra dei musici, anche la Piazzarola, con i musici Claudio Pezza, Sabrina Ponzoni, Nicolo Ciavattoni, Lucia Piccinini, Melissa Canala, Luciano Mattia, Chiara Camaglioni, Federica Palombini, mentre per quanto riguarda i tamburini Giuseppe Catalucci, Alessandro Fazzi, Giorgio Bonelli, Alessandro De Angelis, Riccardo Spinozzi, Lucrezia Fermarini, Sara Gaspari e Vanessa Peroni. Terzo posto per la grande squadra nella scorsa edizione con 19,44 punti. Quarta posizione con i musici con 15,15. Nella classifica finale di combinata per la Piazzarola, quarta posizione con 25,20 punti. Ricordo che la Piazzarola parteciperà al campionato italiano Bandieratori di Serie A2 che si svolgerà a Foni in provincia di Latina dal 19 al 21 luglio. Gianluca Rossi, Stefano Fermarini, Tommaso Pantacroce, Lorenzo De Angelis, Alessandro Bracalè, Giorgio De Angelis, Matteo De Angelis, Gianpinto Tulli, Nunzio Marozzi, Ivano Calamonti, Valerio De Angelis, Massimo Chiappini e Giordano Bernese.
consiglio del numero della grande squadra dei musici di Porta Maggiore con le chiarine formate da Davide Paolini, Alfredo Federico Paolini, Gianluca Miccelli, Davide Liberati, Monica Rossi, Alessandra Piccioni, Fulvia Vita Colomeo, Valerio Martini, Giada Nepi e Martina Calvaresi, mentre i tamburini Fabio Matucci, Pierpaolo Silvestri, Davide Lemidio, Marco Dominici, Simone Valori, Gianni Formini, Alessandro Sparapani, Alessandro Cicci Ripini, Alessandro Anastasio e Luca Chesi. Quarto posto l'anno scorso per la grande squadra con 18,94 punti. Mentre i musici dopo 5 successi consecutivi quest'anno conquistarono la seconda posizione con 26,35 punti. Terzo posto in combinata per Porta Maggiore con 22,80 punti. A livello nazionale i musici scorsarono ai campionati italiani di difesa, conquistarono la sesta piazza nella specialità, mentre il 12° posto nella classifica di combinata. Al termine della 25esima edizione della gara degli sbandieratori, ecco l'ingresso del sestiere di Porta Sovestà con la grande squadra formata da Manuel Ramaldi, Alessandro Cipollini, Mauro Formini, Dante Chiappini, Ivan Antalucci, Simone Mattio, Fabio Manni, Tommaso Felicetti, Niki Nardinocchi, Cristian Nardinocchi, Gianluca Capriotti, Luca Fiori, Simone Cittadini, Daniele Figliaggi, Luca Federici e Yuri Pompei.